Buongiorno, grazie. Ti metti là come moderatore? Sì. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Bentrovati dopo le festività pasquali. Spero abbiate trascorso serenamente, a prescindere dall'ultimo risultato sportivo, che ovviamente non è stato quello che tutti volevamo, per interrompere questa serie negativa esterna. Bene, io oggi ritengo doveroso essere con voi e vi ringrazio della presenza e anche oserei dire delle critiche costruttive che ho letto prima e dopo anche l'ultima partita. Anche stamane ho letto la rassegna stampa e ritengo che ci sia fondamentalmente una voglia da parte di tutti di remare nella stessa direzione. La direzione è quella che è inutile iniziare i processi o le critiche fino a se stesse, giudizi e sentenze. Ritengo che debbano necessariamente essere tratte a fine campionato. In quest'anno particolarmente doveroso, secondo me, perché è un campionato, penso, molto diverso dagli ultimi. C'è un equilibrio sia in testa che in coda veramente sconcertante, perché effettivamente prima, ricordo, servivano 2-3 vittorie per, adesso probabilmente con una vittoria si esce dai play-out, si entra nei play-off o quasi. Quindi è un campionato equilibrato. Ora, pur non essendo un espertissimo di calcio, penso che si sia assestato intorno ad alcuni valori e concetti base che io ho sperato e continuo a sostenere, che sono quelli della forza dei gruppi e la forza mentale, a prescindere da quelli che sono poi i valori formali delle rose, delle piazze, piuttosto che dei singoli. Abbiamo 3 squadre col paracadute che non sono ancora, non hanno alcuna certezza, come noi, di ritornare in A. Sapete bene il paracadute cosa significa? Significa avere comunque una dotazione finanziaria di gran lunga superiore a tutti gli altri competitor. Noi, come gli altri 19, non abbiamo paracadute, anzi, penso che il nostro aereo era già caduto a giugno. Era caduto, nessuno aveva il paracadute, probabilmente siamo stati miracolati per il fatto che abbiamo iniziato questo campionato con dei presupposti mai messi in discussione di competere ai livelli in cui ci troviamo oggi, cioè entrare nei play-off. Siamo entrati, siamo usciti, fondamentalmente non abbiamo, ad oggi, se aggiornati dalla fine, penso che non abbiamo mai rischiato
di arrivare a zone pericolose all'interno delle quali, ricordo a tutti, ci sono delle squadre blasonate e posizionate l'anno scorso ai primi posti della classifica. Vedi Trapani, vedi Cesena, penso lo stesso Brescia aveva fatto e aveva una rosa importante con la quale ha iniziato questo campionato e si è trovato in grossa difficoltà, si trova in grossa difficoltà. Quindi questo non, lo dico non per portare acqua al nostro mulino o al mio mulino, nel senso che è un campionato molto molto difficile che abbiamo approcciato con la giusta mentalità e forse questa mentalità l'abbiamo smarrita proprio quando ci siamo sentiti troppo sicuri di aver raggiunto quell'equilibrio, quella forza, probabilmente paradossalmente proprio con quella vittoria storica con il Benevento, storica almeno per quanto riguarda la mia gestione, è stata una delle più belle partite anche sotto il profilo emozionale che ho vissuto. Quindi probabilmente aver vinto con il Benevento che era alle porte lì di una promozione diretta, poi aver vinto in casa con Frosinone, quindi penso che proprio in quei momenti abbiamo mollato mentalmente quello che è l'obiettivo ed è il dato che rende una compagine forte, cioè quello della coesione, dell'umiltà, della consapevolezza di essere comunque in competizioni non facili, equilibrate, dove l'abbiamo visto nuovamente il Trapani che davano tutti per spacciati, quasi quasi sta rifacendo quello che aveva fatto l'anno scorso. Detto ciò, ovviamente si potrebbe dire tanto altro. Io volevo ribadire alcuni concetti per tranquillizzare tutti. Non è matematico il sinallagma, spendi, hai una dotazione finanziaria importante, acquisti giocatori importanti, vai in Serie A. Lo dimostrano i fatti, non di quest'anno, ma anche degli anni pregressi. Altrimenti non ci sarebbero state le favole del Crotone, del Carpi stesso l'anno scorso, di altre, o della Spalla di quest'anno, no? Che pare ormai lanciata a una promozione diretta. Questo dato di fatto deve quindi farci tornare, ove mai qualcuno non l'avesse fatto, coi piedi per terra, sicuri di avere comunque impostato con quest'anno un nuovo corso aziendale, ed è questo quello che penso abbiano avuto le altre squadre che negli anni scorsi sono state promosse dalla B alla A o anche dalla Lega Pro in su, cioè una forza del collettivo, ma che si basi anche su una struttura societaria altrettanto collaudata e efficiente. Io penso che quest'anno è servito
comunque, tenendo conto che il campionato si giocherà ormai con queste prossime partite, comunque vada, noi abbiamo impostato una vera politica aziendale, che se ne dica, abbiamo dato una solidità a questa società che viene rispettata ai vari livelli nazionali, la cui importanza è riconosciuta sui vari tavoli dello sport italiano, e questo penso che sia già un obiettivo importante che purtroppo, per le note vicissitudini che tutti conoscono, era stato perso, la dignità di essere considerati comunque una società che può competere, a parte quello che dice il campo, anche sui vari altri scenari importanti del calcio nazionale. Parlo ovviamente di quelli che sono stati gli investimenti e saranno gli investimenti che effettueremo. Anche di questo ritengo utile, proprio per non perdere la concentrazione su quello che ci interessa oggi, cioè il risultato sportivo di fine campionato, ritengo che sia un altro argomento che sarà opportuno sviscerare compiutamente a fine maggio, diciamo entro metà giugno, atteso che per quelle date sarà anche abbastanza attendibile il risultato del bilancio che si chiuderà il 30 giugno. Questo io lo ribadisco anche perché mi dicono, io come ricordate sono a social, quindi non frequento tutte queste diavolerie, però mi dicono che continuano a girare voci che non so, i giocatori non vengono pagati, e questo ha spaccato lo spogliatoio, non ci sono i premi. Ricordo l'ultima volta ho dato anche delle conferme che come tutti i giocatori nei campionati nazionali hanno dei premi per i vari obiettivi che si raggiungono, quindi inclusi salvezze, play-off, play-out e eventuali promozioni. Quindi sono un po' deluso rispetto a queste critiche, queste ilazioni che prive di alcun fondamento ovviamente, anche perché ci sono dei dati oggettivi riscontrati dai vari organi, quindi è una cosa diciamo brutta e anche meschina che qualcuno voglia continuare a speculare su queste situazioni che ritengo ormai siano alle spalle nostre, cosa che invece ribadisco anche in relazione ai cambiamenti epocali che sono stati ormai varati da nuove leggi e regolamenti. Ci saranno per il prossimo campionato una riduzione delle contribuzioni, un cambiamento anche delle scadenze degli incassi da parte delle società. Ci saranno sicuramente degli sconvolgimenti in numerose società calcistiche. Non a caso, come conoscete bene, si è aperta una grossa competizione per eleggere il nuovo presidente della nostra Lega, come quello della Lega A, perché saranno delle persone coinvolte in
situazioni, nello sbrogliare situazioni strategiche abbastanza delicate e importanti per il futuro del calcio italiano. Ci saranno vasti diritti televisivi per gli anni prossimi, quindi ci sono una serie di cambiamenti a livello normativo e organizzativo, operativo, che coinvolgeranno le società professionistiche, e penso che noi siamo fra le società che a pieno titolo hanno i conti in regola. Il famoso fair play finanziario assumerà sempre più un ruolo fondamentale per poter partecipare ai campionati. Questo lo dico oggi, dopo 10 mesi di gestione, anche alla luce di quello che ho appreso da Scolaretto, partecipando alle assemblee di Lega, altre riunioni federali piuttosto che con esponenti federali, piuttosto che con colleghi. E penso che come è strutturata oggi questa Serie B abbia un fondamento diciamo di non obiettiva distribuzione di quelle che sono le risorse che spettano all'intero campionato, alle società che partecipano al campionato. Mi spiego con un esempio. Nessuno vuole o ha voluto accampare scusanti per i campi sintetici piuttosto che gli stadi o altro. Io voglio soltanto testimoniare a voi tutti, tanti di voi seguono anche le trasferte, quindi dal lato, diciamo, fra virgolette, buono di quello che dovrebbe essere lo stadio, cioè la parte tribuna autorità, tribuna stampa o altro. E onestamente non è possibile pensare che la Juve possa andare a giocare il derby col Torino in uno stadio che non ha nemmeno un bar, piuttosto che non ha steward, non ha nessun tipo di controllo all'interno dello stadio. Questo purtroppo succede, ma non è una critica ai colleghi presidenti che hanno questi problemi. È quello che secondo me manca oggi per mettere equilibrio e mettere tutti sullo stesso piano. I costi di gestione che sostiene FC Bari penso siano a livello di Serie A. Quando giochiamo una partita, noi la giochiamo con le stesse problematiche, gli stessi costi che ha una squadra di Serie A. Però le risorse a noi dedicate sono quelle uguali per tutti o quasi. Quindi questo è un concetto importante, perché il San Nicola, grazie ai nostri meravigliosi tifosi, riesce ad equilibrare quello che succede, non so, con i 10.000 presenti a Frosinone. Noi con i nostri 30.000 probabilmente li equilibriamo a livello di incassi, a livello di anche di sostegno alla squadra, perché siamo andati in piccoli stadi dove Catini con 5.000 persone sembravano da 50.000. Quindi questo volevo soltanto evidenziarlo per dirvi che questo cambiamento di regole porterà benefici alle società serie, a chi seriamente approccia un campionato professionistico e si permette di chiedere agli utenti / tifosi / sostenitori di pagare il biglietto. Io devo dire che sono sconvolto per aver assistito in tribuna autorità a partite nelle quali
vedevo situazioni, diciamo, nemmeno da gradinata di 30 anni fa. Quindi il prodotto calcistico che noi forniremo nei prossimi anni sarà sempre più competitivo a livello anche internazionale, quindi ritengo che i passi in avanti per dare lustro alla nostra città saranno importanti e saranno visibili. Sotto questo profilo ritengo fondamentale tutto il supporto che vorrete fornirmi in termini di, anche di consiglio di altro, perché la nostra città ha bisogno del sostegno di tutti. Un'ultima cosa per i nostri tifosi, che lascio in fondo perché meritano una evidenza importante, notevole, quindi volevo dire loro di non cadere nella trappola del troppo amore, no? Troppo amore per la squadra, troppo amore. A volte quando si ama troppo una persona, o in questo caso la propria bandiera, i propri beniamini, si fa l'errore di davanti ad alcune delusioni di arrabbiarsi, di perdere le staffe, di incazzarsi in senso lato, no? Quindi questo è giusto, però ricordatevi che siamo tutti degli uomini. Non esistono persone a tenuta mentale a prova di bomba, nel senso che probabilmente troppa pressione anche a personaggi che riteniamo, perché li vediamo in TV, li vediamo citati anche da fonti nazionali come campioni o personaggi, diciamo, di primo livello. Non è automatico essere invincibili alle critiche, alle mazzate che quando ci incazziamo abbiamo tutto il diritto di fare, no? Quindi io penso che in questo momento dobbiamo essere tutti consapevoli che è sotto gli occhi di tutti, la squadra è in difficoltà proprio mentale. Forse ha perso la consapevolezza di essere una squadra forte, come l'aveva dimostrato, di essere una delle prime della classe. Quindi ritengo che in questo momento serva grande umiltà da parte dei ragazzi, che ribadisco sono tutti, perché io seguo tutti, sono tutti votati a un unico obiettivo, quello di primeggiare, giocare sempre dando l'anima, nessuno si è mai risparmiato e nessuno si risparmierà, a prescindere da quello che si nota nel campo. Però quando la mente si scollega, anche le gambe pare non girino, non funzionino. Quindi io chiedo a tutti i nostri tifosi splendidi, meravigliosi, ne ho incontrati tanti il giorno della Pasquetta, che avevano lasciato, avevano addirittura
disertato feste di famiglia piuttosto che eventi, battesimi o altro, e quindi mi hanno fatto anche sorridere, nonostante la sconfitta, fine partita, abbiamo stemperato un po' con loro. Io chiedo a tutti di essere uniti perché questa è una forza che altri non hanno. Altre società sono più tranquille perché forse il giorno dopo della partita tutto cade nell'oblio e si riprende, non so, il giovedì o venerdì. Quindi ci saranno 2 o 3 giorni di pausa dove forse questa serenità che hanno altri giova ad altri gruppi. A noi è un'arma a doppio taglio, abbiamo visto, no? Quindi ritengo che in questo momento essere uniti, essere convinti che ci sono 6 partite fondamentali per capire chi siamo e dove arriveremo, devono motivare questa scelta del sostegno ad ogni costo, a prescindere da quello che vedremo in campo. Sabato arriva la prima della classe. Ricordo al giro di Boa, la davano già tutti là. È una squadra che è scesa dalla Serie A per qualche punticino. Non voglio parlare del Carpi che l'anno scorso, se non sbaglio, è stata retrocessa all'ultima giornata. Quindi, però, onestamente, da quello che vediamo, abbiamo visto, leggiamo, il Verona è di una categoria superiore. Quindi generalmente con le grandi abbiamo fatto in casa sempre bella figura. Questa sarà una partita, ovviamente è inutile nasconderlo, è la partita per quanto ci riguarda dell'anno, per le varie motivazioni che legano noi a loro. Addirittura, se dovessero continuare una serie positiva, potrebbero addirittura tagliare le gambe a tutti, evitando i playoff. Quindi è una partita molto, molto delicata e seria per l'intero campionato. Quindi abbiamo sulle spalle anche questo onere di fare risultato, anche per rendere questo campionato vivo sino alla competizione dei playoff. Pertanto questo appello ai nostri tifosi che amano la squadra come me, come voi, loro l'amano svisceratamente perché leggo nei loro occhi, nelle loro incazzature, nelle loro parolacce, leggo quello, cioè tipo quando c'è un figlio che scopri che è andato a fare l'esame, è stato bocciato, e eri convinto che avesse studiato, e allora ti incazzi prima con lui, poi con te stesso, perché non hai ottenuto quel risultato che volevi da lui. Quindi manteniamo i piedi per terra. Comunque vada, questo campionato noi ce l'abbiamo messa tutta, ce la metteremo tutta. E saremo sempre più competitivi per i prossimi campionati, perché le basi di solidità e serietà sono state ormai piantate in questa società e per questa città, che è il capoluogo della nostra regione. Io ho finito. Prego, possiamo qualche domanda? Sì, Prego. io mi congratulo Presidente, che comunque mantiene sempre un profilo da padre di famiglia rispetto alla squadra, ma non si incavola mai vedendo le tue. Perché a mia memoria un Bari, come dire, così inerme, come nelle ultime 5 trasferte, io non l'ho mai visto. Perché lì dice, ce l'ha messa tutta, cioè, io non ho la sensazione che questa squadra proprio ce l'ha messa tutta. Vorrebbe dire essere poca roba se ce la metti tutta in questo modo.
Ma dentro un po' il tifoso Giancaspro o come dire, il datore di lavoro Giancaspro non ha come dire, qualche momento nel quale cede anche alla rabbia di un bravo. L'atteggiamento del presidente, ripeto, mi concordo con lei perché può essere un esempio da questo punto di vista, per quasi come dire, surreale, nel senso che si fa fatica a credere che il datore di lavoro, quello che poi paga gli stipendi, che deve reggere, come dire, sia così tenero nei confronti di una squadra che francamente nelle ultime giornate, mi riferisco in particolare alla trasferta, ha dato poco, perché io francamente ho contato 3 tiri in porta in 5 prendi fuori casa. Sono 450 minuti, sono 450 minuti. 485. No, questo è il discorso di non segnare. Però non tirare in porta, voglio chi ha giocato un po' a pallone, sa che so, qualche volta almeno ci provi, no? Ma guardi, non paga, secondo me, non so, nella giugno di spogliatoi incazzarsi, tipo tirare fuori gli attributi, i ritiri. Cioè, guardi, io sono stato in competizioni anche agonistiche, non nel calcio, quindi ho vissuto lo spogliatoio anche da atleta. Ho vissuto anche competizioni da single, perché nuotavo. Io le posso dire che esiste un limite all'efficacia dell'incazzatura dello sprone, no? Quindi dopo la prima, poi la seconda, tutto quello che si è fatto, si è detto. Ho visto mister Colantuono, sul quale spendo una parola, visto che capita in questo tipo di discorso, la serietà professionale di questi ragazzi, ad iniziare dal mister, non è in discussione. E lo dice chi è il datore di lavoro, come giustamente lei ha rimarcato, e paga gli stipendi. Sono persone, in particolare parlo dell'allenatore, lo staff tecnico, che lavorano da Serie A. Da Serie A perché io li vedo arrivare prima di me, perché io arrivo un po' più tardi, loro alle 8:30, 9 sono già qui, assieme ai magazzinieri, e vanno via alle 8 di sera. Cosa fanno? A parte, quindi allenamento, preparare schemi, tattiche, lavorano anche sui dati, i dati scientifici, lavorano sulle cassette, lavorano sulla preparazione delle partite. Quindi penso che per quello che ho visto seguendo trasmissioni di squadre di alto livello, abbiamo uno staff a questi livelli. Lungi da me pensare che io possa sostituirmi a Colantuono o addirittura a Sogliano, che poi conosce forse meglio di tutti questi calciatori che sono venuti qui, penso, non perché c'era Giancaspro, ma perché qualcuno ha assicurato che fosse stata stava per costruirsi una rosa seria che per competere, perché ribadisco, i primi playoff, i primi promozione che hanno i nostri giocatori sono importanti. E siccome purtroppo, dico purtroppo perché poi è il denaro che spesso confonde le idee di tutti, tutti tengono al denaro, quindi lungi da me pensare che qualche giocatore si risparmia perché, non so, vuole tutelare il proprio polpaccio piuttosto che il proprio stato fisico per il prossimo campionato, perché ci sono degli obiettivi importanti anche in denaro. Ma ovviamente l'obiettivo principale è ben figurare proprio per avere ulteriori chance per gli anni prossimi, sia con i cachet che con altre squadre che possono ambire a prendere qualche nostro giocatore. Quindi io penso che da bonus pater famiglia, scusa, posso dire, mi sono incazzato con me stesso, io, ma anche quando non vanno bene le cose in altre aziende, io raramente me la prendo con i dipendenti. Se lo faccio, lo faccio e poi chiedo anche scusa, perché il primo colpevole è sempre chi
guida e al timone della nave. Lungi da me pensare che con un allenatore come Colantuono questi ragazzi vogliano risparmiarsi. Quindi la mia giustificazione è questa. C'è una crisi di gioco, di identità, è ovvio. C'è stata in trasferta, in particolare. E questo bando della matassa perso lo possono ritrovare solo loro. Io spero di non sbagliare, non ho mai avuto intenzione, né ho intenzione di incazzarmi o dare manifestazioni, diciamo, violente della mia incazzatura personale, no? E quindi tengo per me le mie nottate insonni piuttosto che i miei tour. Io sono andato in macchina su a Carpi, sono ritornato in una giornata, così mi sono sfogato direttamente, tutta l'adrenalina l'ho smaltita in auto. Ho tanti metodi per smaltire il nervosismo, quindi ognuno ha il suo. Io spero che loro ritrovino in queste sei partite quello spirito di gruppo che abbiamo visto. Cioè, non possiamo dimenticare quella partita di Benevento. Abbiamo fatto tutto noi, forse abbiamo fatto male a fare tutto noi, nel senso che avevamo chiusa, l'avevamo riaperta, ma lì abbiamo dimostrato di essere una squadra di alto profilo, anche perché il Benevento non è una squadretta anche sotto il profilo dell'individualità. L'abbiamo visto col Frosinone, che è una squadra tosta, tostissima, la più, e guarda caso anche a loro probabilmente con un piccolo defiance, una piccola defiance mentale si sono fatti infilare da Novara, che avevamo visto qui in casa essere squadra rocciosa e quindi da prendere con le molle. Io penso che non, la spiegazione è questa. Altre spiegazioni non riesco a darmi, non riesco a trovarle. Ho parlato con l'allenatore, ho parlato col direttore, devono ritrovare loro tutti quanti questa serenità mentale, consapevolezza della loro forza, perché sono dei giocatori forti, questo non è in discussione. Qualcuno ha avuto qualche acciacco, io non voglio parlare degli infortuni, di Brienza, abbiamo una rosa, abbiamo due squadre, no? Quindi rivedevo su questi fogli la dotazione del nostro organico, quindi noi potremmo fare, nella stessa giornata potremmo giocare, non so, a Verona qua e poi andare, se qualcuno si rompe il pullman, non so, andare a giocare a Salerno. Quindi, e fare bella figura. Due portieri, anzi tre, di grande livello, uno di grandissime speranze, anche il nostro Gori. Quindi noi potremmo giocare ogni sabato o domenica due partite con una squadra. Quindi non voglio, certo, Brienza probabilmente è la persona giusta, con la giusta esperienza, la giusta vigoria fisica, nonostante l'età, per dare tranquillità. Forse, ecco, lui riusciva a dare tranquillità quando c'era a tutti le parti, tutti i compagni. Ma purtroppo questo anche Dybala probabilmente adesso l'hanno recuperato, se non ci fosse stato oggi la Juve ne avrebbe fatto a meno, quindi non si può parlare di un singolo che può condizionare il risultato di una partita, di un campionato. Certo che la sorte, non, sotto il profilo degli infortuni, non ci ha dato una mano. Peccato, perché questo è un investimento che abbiamo fatto per proprio la campagna di fine gennaio, di cui tutti, penso obiettivamente, hanno dato atto di essere stata una campagna importante. Io mi auguro che serva quantomeno nell'ultimo scorcio, perché Rajčević si è fratturato, Floro lo stesso ha avuto un paio di risentimenti. Guardi, io non voglio ritornarci, però
giocare su campi non in erba e non tenuti bene è molto pericoloso. Me l'hanno detto non i nostri, me l'hanno spiegato anche altri medici che ho consultato. Quindi è andata purtroppo così e speriamo di recuperarli tutti per fine mese, cosa non facile. Franco? Sì, Presidente, proviamo a vivacizzare un po' il ritmo, altrimenti diventa dura, no? Anche per affrontare bene questo. Lei può lasciare l'aula quando vuole. No, perché dobbiamo cercare di entrare nel merito. Lei ha detto delle cose importanti e ha detto pure che ha parlato con Colantuono. Ora, nel calcio tutti quanti noi abbiamo le verità, ognuno è convinto di sapere perché le cose vanno male, perché vanno bene. Oggettivamente le verità di Colantuono lasciano sgomenti tutti alla fine di ogni partita. Non so, la mia curiosità è che cosa pensa il Presidente di come la vede Colantuono, compreso il fatto che è contento di quello che ha fatto il Bari finora. Se Colantuono dice al Presidente le stesse cose che dice alla stampa e ai tifosi dopo le partite, o se racconta un'analisi diversa, me lo auguro, perché, ripeto, quello che dice da un po' di tempo a questa parte lascia quantomeno perplessi un po' tutti, e se lei ricorda di aver detto con questa rosa il Bari non può finire sotto il quinto posto. Questo vuol dire che per un motivo o per un altro il programma, rispetto a quello che era il desiderio del Presidente, non è rispettato, oltre che sotto il profilo del gioco, anche sotto il profilo dei risultati. Questo vorrei sapere, se è possibile. Certo. Allora, guardi, io le analisi di Colantuono post partita a caldo sono delle analisi personali nelle quali onestamente non voglio entrarci, non mi compete, perché lui è l'allenatore e io sono il presidente. Posso avere il mio punto di vista, come ce l'ha lei, ovviamente ipercritico, e penso che quella sia la cosa peggiore che accade a noi diciamo esponenti aziendali a fine partita, no? Che c'è comunque da fare intervista a Sky, c'è il giornalista lì, a caldo si possono dire cose anche che vengono interpretate male. Onestamente io con Colantuono ho un buon rapporto di, come ho detto prima, di stima per chi come me lavora seriamente. Non ho nulla da rimproverargli, gli errori li fanno tutti coloro che lavorano, a iniziare dal sottoscritto che ne ha fatti tanti in questo anno quasi. Quindi nulla a questo. Rispetto a quello che dice Colantuono, non so precisamente a cosa voglia riferirsi. Il lavoro io credo che possa chiedere però all'allenatore spiegazioni di come vanno le cose. Ha il diritto di chiederlo. Ma infatti io ho il diritto, il dovere, l'ho fatto, e la spiegazione è questa che io gli ho dato. Il Bari va così male? Il Bari è una squadra, Presidente. Lei ha 20.000 persone che sono il vero patrimonio di questa città e di questa società. Noi le rappresentiamo come gestori dell'informazione, dobbiamo delle risposte a questa gente. Lei sente come me i tifosi, dobbiamo dire a queste persone la squadra perché va così male. Questo è un Bari inguardabile, non è un Bari che perde perché non ce la mettono tutta, è un Bari che non si può guardare. Lei dice in trasferta, io le aggiungo che purtroppo i problemi sono nati dopo Benevento per una serie di motivi, compresi gli infortuni, però questo è un Bari che non è che perde le partite, le perde male. Se non ci diciamo la verità non cresceremo mai. Lei parla giustamente di umiltà, ma siamo umili noi,
sono umili i tifosi, è umile il presidente, probabilmente, dico, è umile anche la stampa, ma non sono umili tutti. Allora, mettiamo i puntini su lei, non sono umili tutti, se siamo umili tutti io ci sto, ma dobbiamo essere umili tutti. Da certe cose che ho sentito, l'umiltà non l'ho sentita. Mi dispiace. No, mi dispiace nel senso che io non posso confrontarmi su questo tema in questo momento, e nel caso faremo un incontro a tre e chiariremo anche questo aspetto con quanto, questo che lei ritiene. No, dico, lo so, lei sta rappresentando sicuramente un argomento diciamo condiviso anche dai suoi colleghi, quindi faremo sicuramente chiarezza anche sotto questo profilo. Quello che voglio dirle, oggi sicuramente c'è stata qualche partita giocata male, probabilmente se avessimo avuto quattro striminziti pareggi, oggi stavamo parlando di altro, anziché quattro, con tre tiri in porta a volte si può anche vincere. Purtroppo non è andata bene né sotto il profilo sostanziale del gioco, condivido, cioè la squadra ha giocato male, non si può dire il contrario, ha perso la sua identità, quindi probabilmente l'allenatore non è riuscito sinora a far ritrovare questo gruppo nella propria identità e consapevolezza dei propri mezzi. Io, come dicevo prima, dottor Cicci, ritengo utile per tutti fare questa analisi partita per partita a fine campionato, cioè aprire oggi dei processi anche su quello che può essere stato un errore dell'allenatore, penso non giovi a nessuno, anche la tranquillità dello stesso, perché sono sei partite nelle quali bisogna essere concentrati su quello che si andrà a fare. Siccome penso che il signor Colantuono non è l'ultimo arrivato, se ha commesso degli errori lo saprà prima lui e poi noi, quindi io mi auguro che se sono stati suoi errori lui li abbia, perché ripeto, è una persona che lavora, vede, rivede, quindi mi auguro che con la sua esperienza e la sua sagacia eventuali errori che abbia potuto compiere non le ripeta per il futuro. Claudia? Sì, buongiorno Presidente. Volevo dirle una cosa. Noi ci siamo lasciati una delle ultime volte, ripercorrendo un po' quello che ha detto il collega, dicendo che l'obiettivo, secondo lei, di questa squadra alla fine è il quinto posto. Ci siamo create delle aspettative un po' in questa piazza, nel senso che se lei è riuscita a prendere Flores, Galano, anche l'arrivo di Colantuono aveva creato delle aspettative. Ora, si sta parlando ultimamente addirittura che non sia detto che se arrivi poi ai playoff, non è detto che fare questi acquisti significa necessariamente andare in Serie A. Ma secondo lei sarebbe poi un fallimento non arrivare neanche ai playoff? E soprattutto se lei resta dell'avviso che è il quinto posto il posto di riscopare? Ma guardi, quando abbiamo parlato di questo, la mia aspettativa era, ecco, posizionarsi nella parte alta della classifica, ma come dicevo prima non è matematico, quindi oggi siamo fuori, non ricordo, 3-4 giornate fa eravamo dentro anche al sesto, ma adesso non ho la classifica sotto mano giornata per giornata. Fallimento, guardi, io penso che non centrare i playoff sarebbe non un fallimento, un vero peccato mortale quest'anno, perché noi ce la possiamo giocare con tutti, possiamo perdere con tutti, visto che abbiamo perso anche con l'ultima in classifica o con Cittadella, possiamo vincere con tutti di queste 22 squadre, questo, ma non facendo miracoli, cioè se giochiamo da Bari, come abbiamo visto alcune volte, noi possiamo vincerle tutte, quindi
Questa è la consapevolezza in base alla quale mi riferivo a quell'ipotetico quinto posto in quel frangente nel quale eravamo. Vedevo effettivamente questo gruppo che si stava costruendo. Che dirvi? Io parlo anche della famosa scintilla, no? È inutile negarlo, la scintilla non è scoccata ad oggi. Se riesce a farla scoccare qualcuno, che sono io, Sogliano, l'allenatore, noi siamo i dirigenti, e coloro che hanno l'onere di far scoccare la scintilla, nel senso di dare le motivazioni giuste e la coesione giusta a questo gruppo, che è un bel gruppo, ripeto, se questo avviene daremo spettacolo, a parte i risultati. Volevo chiedere questo, mi diceva che spetta al direttore sportivo, allenatore, a trovare il mago della matita. Ovviamente dopo 5 sconfitte di fila esterna, in un momento così cruciale, le società possono prendere qualunque decisione, sollevare un tecnico dall'incarico o confermare fiducia. Ma siccome noi non abbiamo visto con Antuono prima dell'ultima gara, io le chiedo, ma lei lo ha trovato motivato, lo ha trovato determinato ad uscire da questo tunnel? Guardi, io ho una profonda stima in Colantuono, quindi le ripeto, perché io non parlo a caso. Se dico che una persona lavora tante ore al giorno, lo dico perché non me l'hanno detto, ma l'ho verificato e ne sono convinto, perché è un dato di fatto. Quindi io, davanti a una persona che dà tutto per il Bari, tutto il suo tempo, tieni conto che questa persona vive qui a Bari, per combinazione vive dove a volte sono io, quindi vedo che va via prima di me e viene qui. Quindi che viene a fare? Viene a fare i progetti futuri per andare, non so, allenare il Chelsea. Penso che l'ho anche più volte incontrato giù nel suo studio, negli spogliatoi. Quindi io cosa le devo dire? Non posso, una persona che dà tutto se stesso, dall'anima, per trovare il bando alla matassa, ormai evidentemente perso in queste ultime gare fuori, io lo devo rispettare. Non posso non dare a una persona che seria come Colantuono tutte le chance per dimostrare che sono stati gli incidenti di percorso e si hanno tutte le competenze per uscirne. Ma penso che questo interessi anche a lui, principalmente a lui, che è una persona che viene da là, quindi sicuramente è lui che non ha alcun interesse a far male qui, quindi non vedo alcun tipo di cambiamento, non lo vedevo già quando è stato individuato dal direttore Sogliano e da me, né tantomeno oggi. Non, ripeto, le somme vanno tirate alla fine, specialmente in questo campionato che è molto particolare per come abbiamo visto essere la classifica. L'ultima, Rino, se non ci sono poi altre, l'ultima, grazie. Volevo capire una cosa, perché faccio veramente fatica, se lei si è dato una spiegazione, va saputa anche da quanto c'è venuto a capire, perché ci sono 38 punti conquistati in casa e 12 fuori, e di questi 12 non è che sono tutti campi sintetici, no? Sono 10... 12 punti, 10 sconfitte, sono... No, ma infatti il campo sintetico, io lo citavo solo per gli infortuni, sì, non come scusante. Ovviamente qualcuno potrebbe anche giocare male con la paura di farsi male. Questo, certo. Abbiamo capito, questo l'abbiamo capito noi anche dalle varie considerazioni, eccetera. Si è dato una spiegazione, io faccio veramente fatica a capire
perché questa squadra comunque a Bari il suo campionato lo riesce a fare, e questo ve dico francamente, fa capire che questa squadra non soffre le pressioni, perché se una squadra soffre una pressione la devi avvertire in casa, perché è 20.000 persone. Fuori dovresti giocare con molto più spirito libero, no? E più sereno, e dovresti dare comunque conto a persone che ovviamente fanno grandi sacrifici nei giorni di Pasquetta e quant'altro, cioè, almeno vedere, chiedo scusa, almeno capire perché in un secondo tempo come quello ultimo non aver visto tre ultime gare dove perdi, a mio avviso, anche con squadre che non sono per nulla superiori a te, che vincono soltanto perché noi abbiamo giocato al di sotto, no? Non vedere una reazione, qualche tiro in porta almeno nel secondo tempo, e dire signore non si può. Questa cosa io avrei chiesto e proposto, cioè non so se l'ha già chiesto lì negli spogliatoi, capire perché, ecco, non c'è questa reazione a volte che fa più rabbia, tipo, più che il risultato, diciamo, sì, sì, ma... così, sì, sì, no, no, ma infatti è quello che dicevo prima, io condivido la rabbia, l'incazzatura dei tifosi, vostra, mia, ognuno la esterna in un certo modo e si sfoga in un certo modo. E, che dire, io ripeto, probabilmente preso il primo scivolone fuori è nata questa scintilla negativa, nel senso la paura di perdere, di non dare, fare la prestazione. Poi, tornando a casa, nonostante... Comunque i nostri tifosi sono sempre presenti, però tenga conto che si gioca fuori. Lo stadio, giocare in casa ha sempre un proprio ruolo, un proprio benefit. Penso che una spiegazione razionale non esista, perché squadre al di sotto, le ripeto, io ho visto... Spezia e Carpi, due squadre forti sulla carta, ma modeste sotto il profilo, sicuramente più modeste di quello che mi aspettavo leggendo poi quello che dicevano gli esperti, le rassegne. Non ho spiegazioni sotto questo profilo. Non, le posso dire che io sono convinto che è un discorso mentale. Ho visto uno smarrimento a volte proprio nella costruzione del gioco, cioè spesso molti passaggi indietro perché la squadra non riusciva a schierarsi forse come loro provano in allenamento, e fuori è assurdo, ma nessuno riesce a darsi una spiegazione, anche l'allenatore non riesce a darsi una spiegazione razionale, purtroppo. Scusate, ma sì, avete alzate tutti adesso la mano. Antonello Remandi, chiude Antonello Remandi, per favore. Il suo parere sulle dichiarazioni di Lora, che ha parlato della piazza, non ha fatto un po' arrabbiare il tifoso, io le dico come la penso io, per me ha detto cose giuste, ma che forse io conoscendo Bari non l'avrei detto. Ecco, lei su questo... Ma guardi, purtroppo è giusto, è una piazza particolare la nostra, no? No, assolutamente, la nostra è una piazza particolare, una piazza meravigliosa. Io ribadisco il mio amore per tutti i nostri tifosi, diciamo, per tutti voi, perché anche voi nelle vostre righe, la vostra penna, anche quando fra virgolette cattiva, è evidente che viene mossa dal cuore bianco-rosso, e questo è molto importante, perché la calma piatta che vediamo in altre città può non dare le giuste motivazioni a chi ha anche l'onere di investire in un progetto, no? È molto è la mia forza, cioè tutti voi siete una forza per me, quindi per dedicarmi al famoso progetto che ci renderà più che solidi. E Moras è un ragazzo spontaneo, un ragazzo per bene, sicuramente con tantissima esperienza, e ha parlato senza peli sulla lingua. Forse
io spesso mi sono fatto dei nemici perché mediamente non le mando a dire, ma parlo in faccia, quindi probabilmente scegliere il momento giusto per parlare in faccia è anche quella un'abilità, però condivido con lei, sono cose giuste ma probabilmente andavano dette in un momento diverso, ma lo dicevo prima, le interviste a caldo piuttosto che spesso sono un'arma a doppio taglio. Comunque condivido quello che ha detto, ma penso che Moras potrà anche chiarire meglio. Ecco, assolutamente, no, non è stato assolutamente un attacco alla CEC, chiedo scusa Presidente, perché il giocatore poi è tornato, ha detto guardate che io volevo, era a sostegno della città, non era un attacco alla città, perché andatevi a rivedere bene anche la registrazione e il contesto dove l'ha detto, vi invito a farlo. Prego, l'ultima. Una domanda velocissima. Si è arrabbiato lui. No, voleva farle. Siamo un po' in ritardo, Presidente, per la televisione, solo per quello. Se facciamo velocemente una velocissima però. Quando si è parlato con il tecnico di una possibile contestazione o cose di questo tipo, lui ha detto, a mio parere, questi ragazzi fidati, lasciando capire qualcosa sull'aspetto caratteriale, sarebbe più utile una pacca sulla spalla con la contestazione. Un concetto infatti ripreso da Moras quando ha detto in altri campionati ci sono state occasioni in cui i giocatori si sono menati, ma in quest'anno non è successo nulla, quindi forse siamo fin troppo bravi ragazzi. Secondo lei c'è un aspetto legato al carattere proprio dei singoli giocatori, forse non troppo di polso, forse fin troppo bravi tra virgolette, come diceva Moras? Ma guardi, la rosa è variegata. Ci sono dei cagnacci pronti a tirar fuori i denti, sì, almeno sotto il profilo dell'immagine, e dei ragazzi diciamo più seri, più ponderati anche nel tipo di gioco. Io penso che siamo una rosa anche ben composta sotto questo profilo. La pacca sulla spalla, lo ripeto prima, io non posso condividere l'attacco diretto, prendete i soldi, lavorate, qui non sono degli animali, cioè, questo è un aspetto brutto per come poi la può prendere un calciatore, che quando non si tratta da uomini, non si tratta da uomo, qualcuno, l'effetto è contrario, e penso che sia questo lo spirito della pacca sulla spalla. Guarda, non posso dire a uno che ha dato l'anima, anche se è apparso in TV che era lì indeciso, però voglio dire, quando non è connesso il cervello con le gambe e tu ti vedi assalito, l'autogol di Tonucci, come lo interpreta lei? Cioè è sicuramente una scarsa lucidità mentale in quel momento, perché si è visto, non so, braccato da chi? Forse da gente diciamo, abbiamo fatto un tiro noi e un tiro loro, abbiamo preso a zero, diciamola così. Quindi ripeto, la pacca sulla spalla in questo momento, secondo il nostro punto di vista che viviamo dentro, è quello che serve, non serve altro stimolo, altro pungolo. Vi ringrazio tutti, grazie a tutti. Grazie. Eccoci.